Tornato nella cella, Craig prese a camminare, impaziente. Pensava al momento dell'evasione. A quali vestiti avrebbe potuto indossare? La camicia grigia da carcerato poteva anche andare se l'avesse aperta sul collo e avesse arrotolato le maniche sopra il gomito. Ma i pantaloni proprio non erano adatti. Avrebbe dovuto prendere quelli della guardia e cambiarli poi la prima occasione con un paio di pantaloni corti. Quasi tutti gli abitanti di Albuquerque portavano pantaloni corti durante l'estate. Arrotolò le maniche e aprì il colletto. Un'occhiata allo specchio gli confermò che almeno dalla cintola in su poteva andare. I capelli corti si usavano tanto dentro quanto fuori dalla prigione. E la faccia di quella era perfettamente soddisfatto. Una faccia molto comune che non sarebbe risaltata tra la folla. Aveva pagato una bella somma al chirurgo di Rio, lo stesso che gli aveva applicato la mano, per farsi correggere i lineamenti. La sua vecchia faccia cominciava a essere troppo conosciuta nel mondo della malavita. E quello era peggio che essere troppo conosciuta negli ambienti della polizia. Craig era di corporatura media, ma la sua apparente snellezza nascondeva una forte muscolatura. E conosceva ogni colpo di lotta. Con la sola mano destra poteva tenere a bada un uomo. Spesso lo aveva fatto per non rilevare il segreto dell'altra mano. La mano sinistra, poi, era il suo asso nella manica. Se ne serviva solo quando trattava affari. Guardò fuori dalla finestra. 30 piani lo separavano dalla libertà. Solo gli ultimi 3 erano adibiti a prigione. Se fosse riuscito a oltrepassarli, avrebbe potuto considerarsi salvo. Ma che probabilità aveva di scendere quei 3 piani? Forse, pensò, una buona possibilità con l'aiuto che Oliver stava per dargli. Oliver, proprio lui, tra tutte le persone esistenti al mondo. E anche lui era corrotto, come tutti gli uomini della politica. Oliver aiutava un criminale a evadere perché questo criminale rubasse qualcosa per lui. Poteva realmente Oliver agire per motivi altruistici? Ma Oliver lo aveva davvero sorpreso. Chissà che faccia aveva fatto lui. Craig, quando Oliver, invece di condannarlo, gli aveva fatto la sua proposta. All'improvviso, Craig si mise a ridere rumorosamente. È divertente, Craig? Domandò una voce di donna. Si voltò, di scatto, verso la griglia sul soffitto. La voce continuò. Sì, c'è anche una linea ricevente e ho potuto ascoltare. Poca gente conosce il trucco perché in teoria nessuno potrebbe usare le due linee. Qualche volta però la polizia desidera ascoltare l'avvocato che parla con il suo cliente. La polizia è corrotta, lo sapevate, Craig? State usando la linea solo per dirmi queste cose? Non siate impaziente, ho un po' di tempo a disposizione. Ho mandato il centralinista a fare una commissione e per una 15ina di minuti sarò padrona della cabina di comando. Dovete essere un pezzo grasso per fare queste cose, disse Craig. Non ha importanza chi sono, ma il fatto che vi sto aiutando. E non per amor vostro, Craig, ma perché voi dovreste essere in grado di aiutare. Sapete bene chi. Quando la guardia sarà di ritorno, io verrò da voi. Verrete qui? Sì, per portarvi alcune cose di cui avrete bisogno. Da qui aprirò la serratura della vostra porta per poter entrare quando verrò. Ma voi non lasciate la cella. Adesso. Dovrete uscire soltanto mezz'ora dopo che io me ne sarò andata. Intesi? Intesi, rispose Craig subito dopo. Sentì uno scatto nella serratura della porta. Cosa mi state portando? Chiese. Ma non ebbe risposta. E capì che la comunicazione era stata interrotta. Sedette sulla branda e aspettò. Perché gli mandavano proprio una donna? Lui odiava tutte le donne. La porta si aprì e una figura femminile entrò frettolosa. L'uniforme scura era quella di capo tecnico psichiatra. Una carica molto importante. Erano richieste 2 lauree per ottenerla. Una in psicologia e una in elettronica, e occorrevano appoggi politici.
E se era associata a Oliver, l'appoggio si poteva anche spiegare. Comunque, guardandola non si pensava alle lauree. Era bellissimo. L'uniforme non riusciva a nascondere le morbide curve del corpo, né i grossi occhiali cerchiati, e la mancanza totale di trucco alteravano la perfezione dei lineamenti. Gli occhi dietro le lenti erano dell'azzurro più intenso che Craig avesse mai visto, e i capelli, quelli che sfuggivano da sotto il berretto, del più acceso rosso rame. Craig la odiò, sia perché era una donna, sia perché era bella, ma la odiò soprattutto per i capelli. Avevano esattamente il colore dei capelli di Lea. Per essere scortese, rimase seduto sulla branda. Anche se lei si accorse dello sgarbo, non diede segno di averlo notato. Con gesti rapidi e precisi aprì la borsa. Le sue parole, adesso, furono concise, pratiche, senza sfumature divertite o ammicchevoli. «La cosa più importante è questa», disse, gettandogli vicino, sulla branda, una piccola sbarra di metallo. «Mettetevela in tasca, è radioattiva, senza di questa, o senza la scorta di qualcuno che ne sia in possesso. La maggior parte delle porte sarebbero trappole mortali». «Lo so già», rispose lui brevemente. La donna gli tese un sottile foglio di carta. «È una pianta che indica la strada lungo la quale avrete meno probabilità di incontrare guardie, nel caso ne incontraste». Estrasse dalla borsa un minuscolo lanciafiamme, ma Craig disse: «Non la voglio, non ne ho bisogno». Lei mise via la pistola senza discutere, come se si fosse aspettata il suo rifiuto. Poi continuò: «Eccovi un distintivo da visitatore. Non vi servirà su questi tre piani, dato che nessuno può accedervi senza essere accompagnato da una guardia. Ma una volta che sarete ai piani inferiori, il distintivo eviterà che le guardie del palazzo vi facciano domande». Lui prese il distintivo, poi una sottilissima sega di durium che lei gli porse. «La userete per tagliare il chiavistello della porta. Io lo chiuderò appena uscita». «Perché?» «Non siate stupido, Craig. Questa porta può essere chiusa dal corridoio, ma può essere aperta solo dalla cabina di comando. Io ho dato il cambio al centralinista e se la porta verrà trovata aperta, si saprà che solo lui e io abbiamo potuto liberarvi». «Se siete tanto prudente», disse Craig, «come fate a sapere che quello, adesso, non sta ascoltando la nostra conversazione?» «Non lo so», disse lei tranquilla, «ma è un rischio che non ho potuto evitare. Questi sono gli indumenti, vi ho portato un paio di pantaloni corti», aggiunse, gettando sulla branda uno stretto rotolo di seta. «Non ho potuto procurarvi le scarpe, ma vi consiglio di togliervi quelle che avete. I civili qui usano sandali o girano scalzi, perciò darete meno nell'occhio scalzo che con quelle scarpe». «Vedo che avete già pensato alla camicia». «Ma è meglio che ne tagliate le maniche anziché arrotolarle. Vi ho portato aghe e filo. Sapete imbastire un orlo?» «Sì, ma ci vorranno 20 minuti. Preferirei andare via subito». «Avete tutto il tempo. Cucire, tagliare il chiavistello, studiare e distruggere la pianta. Avete 40 minuti da questo momento. Quando sentirete suonare l'orologio, sarà il momento migliore per voi. E non lasciate la cella in anticipo». «Niente quattrini?» «Ecco 20 dollari. Non ve ne servono di più. Dovrete venire, sapete dove, il più presto possibile e non ubriaco». Craig non si diede la pena di rispondere. Non aveva mai bevuto mentre lavorava o si trovava in pericolo. Nel suo mestiere, chi si ubriacava al momento sbagliato non viveva a lungo. «Un'ultima cosa, Craig. Si potrebbe piegare il colletto della camicia in modo da farla assomigliare di più a una camicia sportiva. Vi voglio...» Si avvicinò a Craig e lui si tirò da parte, alzandosi di scatto. «Lo farò io», disse. «Avete paura di me, Craig?» chiese lei ridendo. «Non mi piace essere toccato, specialmente da una donna. Se non c'è altro potete andarvene». «Che gratitudine! Per quanto riguarda le donne, nessuno mi ha mai detto che dovreste farvi psicanalizzare?» «Beh, a ogni modo vi siete alzato in piedi per me, finalmente». Lui non rispose e lei uscì. Immaginando che lei stesse ancora ridendo, Craig restò un attimo a guardare la porta. Al rumore della serratura che scattava si scosse. Si avvicinò veloce al battente.
e cominciò a segare il chiavistello, sfogando la collera su quel pezzo di metallo innocente. Finì quel lavoretto e gli altri molto prima del momento stabilito e aspettò fino a che sentì battere le ore. Allora sgusciò fuori silenziosamente e si trovò nel corridoio deserto. Lo percorse fino in fondo, poi voltò dalla parte che gli era stata indicata sul disegno, imboccò un altro corridoio e scese una rampa di scale. Stava imboccando il corridoio sul piano sottostante quando sentì i passi di due guardie che si avvicinavano. Indietreggiò di qualche metro e si appiattì in una rientranza del muro. La sua mano sinistra era pronta a uccidere, ma le guardie svoltarono prima di raggiungerlo. Scese anche la seconda rampa. Si sentì in salvo. Su quel piano c'erano molti corridoi e molte porte, ma non si vedevano guardie. Mancava l'ultima rampa, quella che portava al 27° piano. Non doveva essere lontana. Lì però avrebbe trovato di certo una sentinella, magari piantata davanti alla porta che conduceva agli ascensori. Alla salvezza. C'era, infatti. Una rapida occhiata oltre l'angolo gli aveva mostrato una porta chiusa e una guardia seduta lì accanto. Sveglia e attenta, sebbene in quel momento non stesse guardando di fronte a sé. Sveglia e attenta, a meno di 3 metri. E teneva pronto sulle ginocchia un lanciafiamme e sul muro, sopra la sua testa. Craig sorrise, mentre, riparandosi dietro l'angolo, si staccava dal polso la mano sinistra e si preparava a lanciarla. Oliver o la donna, e forse tutti e due, dovevano sapere cosa c'era sopra la testa della guardia. Una piccola bolla emisferica, una termocoppia che avrebbe dato l'allarme al minimo aumento improvviso della temperatura. Tuttavia, la donna gli aveva offerto un lanciafiamme. Sparare alla guardia con quell'arma sarebbe stato un suicidio. Il calore che si sarebbe sprigionato dalla fiammata doveva certo essere più che sufficiente per far scattare il dispositivo d'allarme, anche se avesse mancato Craig. Ed era impossibile che lo mancasse. A 3 metri e poco più, non l'avrebbe neppure mancato Craig. Quando gli si parò davanti, la sua mano destra era già sollevata per lanciare il suo missile e la guardia fece appena in tempo a sollevare la pistola. La mano di Craig lo colpì in piena faccia, molto prima che riuscisse a premere il grilletto. Non avrebbe mai più premuti. Poi Craig si avvicinò alla sua vittima e, raccolto lo strano proiettile, lo ripulì dal sangue sull'uniforme della sentinella. Quindi, deliberatamente, maneggiò la calma del lanciafiamme per lasciarvi le sue impronte digitali e ne sporcò di sangue l'impugnatura. Avrebbero capito subito chi aveva eliminato il guardiano. Ma Craig preferiva che si lambiccassero il cervello per scoprire come aveva potuto strappare l'arma alla guardia e ucciderla vibrandogli un colpo con il calcio del lanciafiamme, piuttosto che si chiedessero cosa aveva adoperato per eliminare la sentinella. Tutte le volte che era costretto a usare la mano di metallo e aveva tempo a disposizione, Craig cercava di mascherare la cosa in modo che il delitto venisse attribuito a un'altra arma qualsiasi. Usando la chiave che aveva tolto dalla cintura della guardia, aprì la porta e uscì senza far scattare nessun dispositivo.